ricerca e innovazione nell'arco del piano 2017-2020, un delta di 11,3 miliardi e 2,6 miliardi nel terzo pilastro, che è molto importante, che è il capitale di rischio, in particolare nell'early stage, che oggi è molto competitivo. Allo stesso modo abbiamo un obiettivo che sono 200.000 studenti universitari formati e 3.000 manager su competenze in 4.0, un raddoppio degli iscritti agli istituti tecnici superiori, 1.400 su 5.000 dei dottorati di ricerca saranno su Industria 4.0, e infine la questione dei competenze. Allo stesso modo, come vedete, abbiamo obiettivi ambiziosi sia per quanto riguarda la banda larga, sia per quanto riguarda gli obiettivi di accompagnamento. Gli strumenti. Il superammortamento ha funzionato, è una cosa che le aziende stanno usando, lo terremo, ma lo accompagneremo con un iperammortamento, vale a dire un ammortamento al 250% per i beni legati a manifattura 4.0. Per capire di cosa stiamo parlando, scusate, lo capite dopo perché lo faccio vedere tutto insieme. L'altra cosa che abbiamo fatto, ne allunghiamo il tempo di applicazione. Oggi c'era un problema col superammortamento. Tu ordinavi il bene e dovevi averlo consegnato in un tempo troppo breve. Lo allunghiamo in maniera da dare la possibilità all'azienda di fare investimenti anche più pesanti. Secondo elemento, credito di imposta, ricerca e innovazione. Abbiamo deciso di non fare lo storico, di lavorare sull'incrementale, ci abbiamo pensato tanto. Il volumetrico costava enormemente e onestamente non ci garantiva il fatto che effettivamente le risorse andassero in quella direzione, però abbiamo rafforzato tantissimo l'incrementale. Per il abbiamo portato l'aliquota della spesa interna, che poi è la ricerca che l'azienda si fa dentro, molto importante, nel settore per esempio biomedicale enormemente importante, fino al 50%, e soprattutto abbiamo portato il credito massimo da 5 milioni a 20 milioni di euro. Questo consente di cominciare a spesare qui dentro dei progetti che hanno una consistenza da impresa grande, perché mentre tutto il piano ha automatismi che funzionano per le imprese piccole e per le imprese grandi, noi non è che dobbiamo fare discriminazione a un costo, dobbiamo anche fare sparare strumenti che possono essere usati per le imprese grandi, che creano intorno un'economia, un ecosistema che è 4.0. Infine, un piano molto articolato sul rafforzamento degli investimenti, la canalizzazione del risparmio e l'economia reale, in particolare nella parte early stage. Alcuni sono nostri del governo, altri saranno fatti da CDP. Per favore non vi spaventate quando vedete fondi di venture capital dedicati, perché qui parliamo solo di matching. Il governo non fa il venture capitalist, quello che può fare è dare fondi in matching con i venture capitalist. Quando un venture capitalist decide di fare un investimento, dire io entro dentro e ti supporto con una quota altrettanto. Questi sono strumenti che attaccano un problema storico, che è un problema nostro, del governo, ma è un problema delle imprese, quello di aprirsi al capitale e di anche capire. Quando io sono stato a gennaio alla JP Morgan Conference per la Sullet, che è la più grande ricerca al mondo, è una cosa che stanno facendo moltissime delle aziende biotech, è fare ricerca attraverso le start-up, cioè invece di farle internamente, prendono start-up e le fanno crescere. Oggi noi abbiamo alcuni problemi che sono molto importanti, per esempio l'assorbimento da parte della società sponsor delle perdite delle start-up. Tu finanzi una start-up, la start-up perde l'inizio, ti può vendere le perdite, questo è un effetto fiscale. Allo stesso modo la canalizzazione, gli incentivi, la canalizzazione del risparmio, penso ai PIR, ma non solo, anche alle detrazioni fiscali, che accelerano questo processo di raccolta del denaro, in particolare su Red Face, dove vedete qual è la situazione italiana. È una situazione che è collegata al problema dell'innovazione in maniera prepotente. Cosa vuol dire in termini concreti? Per chi compra un macchinario, per esempio, con il superammortamento o con l'iperammortamento? Beh, i numeri li vedete. Abbiamo un vantaggio che è, rispetto all'attuale, più 275%, più 300%, più 215% per quello che riguarda il capitale inizio. Questo porta a una manovra che nella parte fiscale, di incentivo fiscale, vale 13 miliardi di euro.